Ciao ragazzi, ciao, bella a tutti, come state? Tutto a posto? Siamo qui di nuovo per giocare al nostro campionato Master con la Roma. Innanzitutto vorrei ringraziare il grande Gabriel che mi ha consigliato un bel po' di giocatori per la nostra squadra. Anzi, adesso vi faccio vedere dove sto andando, non so perché, sulle trattative. Allora, Gabriel, fatto un bel po' di trattative. E per adesso sto prendendo su Kawara. Ci sto provando. Poi tanto a gennaio farò gli altri. Adesso vi faccio vedere anche nella lista selezionati che ho messo. Mi manca qualcuno che adesso metterò perché hai fatto un altro commento in cui mi consigliavi altri giocatori e li prenderò. Quindi, ragazzi, mi raccomando, sostenete la serie, fatemi vedere che ci siete, fate altri commenti. Mi raccomando, consigliatemi i giocatori, cazzo. Mi raccomando, consigliateli e lasciate like. E che cazzo, lasciatelo like. Fatemi capire. Grandi, grandi, l'avete lasciati. Tra l'altro, vi avevo promesso che raggiunti i 25 like avrei messo due episodi in uno stesso giorno. Per pochissimo non ce l'abbiamo fatta, ci siamo fermati a 23. Che sfiga, cazzo, che sfiga. Allora, andiamo avanti. Mi raccomando, lasciate like. Appena raggiungiamo i 25, io metterò due video al giorno. Ottimo. Quindi abbiamo due partite di Coppa Italia fondamentali, cavolo. Milan, Roma e Roma-Milan. Giocheremo la prima fuori casa. Vediamo un po' come va. Ci buttiamo subito in partita e forza, forza, Moussa Barrow. Sempre, ragazzi. Sempre. Eccoci qua in una partita fondamentale, ragazzi. Fondamentale proprio. Contro il Milan, squadra di Serie A, noi squadra di Serie B, squadra di scappati di casa, insomma, faremo cagare. E vi chiedo scusa innanzitutto, vi chiedo profonde scuse, perché sto parlando in un modo un po' strano, un po' a bassa voce, ma è tardissimo oggi, è tarda notte e non vorrei svegliare lo stronzo di turno che abita accanto a me. Ok? Ci siamo? Si comincia! Mamma mia, che emozione, giochiamo contro Ibrahimovic, ragazzi. Che emozione! Occhio, questi sono partiti a 2000. Sono partiti a 2000 questi. Ibra, fermato, fermato Ibra. Porca miseria. Qua subito Ibra che ci prova a mettere in difficoltà. E poi va al tiro Rebic. Ma noi abbiamo un portiere che è più forte di Donnarumma. Occhio, il cross per Ibra. Subito la traversa. La vedo brutta. Ve lo ripeto. Adesso noi se ci riusciamo a portare un pareggio a casa non sarebbe male, perché poi ce la giochiamo nel nostro stadio con i nostri tifosi. Ce la giochiamo bene bene. Attenzione qua, guarda Quaresmino. Occhio Seifert. Questi guarda come si chiudono. Ci hanno paura di noi. Dai che ci hanno paura. Dai che... Ma porca miseria, ma io ti chiamo l'1-2. Stai rincoglionito, sai. Questi ripartono a bomba. Oh, cazzarola. Non si toglie palla al Milan. Attenzione, Bonaventura. Mamma mia, che bucio de culo. Ci dice proprio bene oggi. Ci dice proprio bene. Eccolo, Quaresmino. Quaresmino, taglia dentro al campo. Mamma mia, che figura di merda, Quaresmino. Che figura di merda. Ci riparte Ibra. Ibra è velocissimo. È più veloce di Cristiano Ronaldo. Attenzione, Ibra contro Merdikov. La para Merdikov. In realtà si chiama Melikov, però non lo so. Pensavo portasse fortuna a chiamarlo così. E infatti la parata. L'avevo detto, era più forte di Donnarumma. L'avevo detto. Ma che cazzo. Ma che stai a dire? No, regà. Ma dov'è il fallo qui? Ma che è sto fallo? Dov'è il fallo che ho fatto io? Ma a malapena io ho appoggiato il pisello. Ma a malapena. A malapena il pisello io ho appoggiato. Che cosa? 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 Non è possibile. Non è possibile. Eccolo. Moussa Barrow. Lo scatto. Mamma mia! Partita. Partita più fortunata di questa non poteva esserci, regà. Un tiro. Un gol. Moussa Barrow. Fortissimo, cazzo. Fortissimo. Col potere della terza gamba. Col potere della terza gamba. Gol incredibile. Ok, ragazzi, è iniziato il secondo tempo. Come da pronostico,
Stiamo faticando parecchio. Dopo vi faccio vedere quanti tiri mi hanno fatto. Hanno preso due pali. Mamma mia. Bucio de culo. Ok, ho messo la difensiva, ragazzi, perché mi sto a fare un po' la cacca sotto. Devo essere sincero. Attenzione Ibra. Attenzione Ibra che ci fa paura. Mamma mia, lo marchiamo in 4000. In 4000 lo marchiamo. Se no ci purga, ci fa male. E ripartiamo. In contropiede. DSN, mamma mia, che pippone. Che pippone. Bella. Bella. Mamma mia, Musa. Musa Barro. 2-0 e ci ha messo più in difficoltà il Perugia, secondo me, del Milan. No, in realtà non è vero, non è vero. Però ci siamo ripresi, due tiri, due gol. Ragazzi, ho alzato anche la difficoltà, non so che dirvi. Mamma mia. Ibra! Alla fine ci ha purgato. Questa non ci voleva, però abbiamo fatto due gol fuori casa, che non è male, eh. Non è male. Si mette bene per il ritorno. A meno che non prendiamo altri due gol adesso. Insomma, cercherò di gestirmela un po' meglio. Facciamo un po' di schifosoni. Facciamo i pezzi di cacca. Cerchiamo di gestirla. C'ho una paura qua. Butta sta palla, via. Mamma mia, boys, mi sono fatto un po' di possesso palla. Adesso provo ad attaccare. Attenzione, Soric. Ha un bel cross, ha un bel cross. Non è male. Donnarumma ce la toglie. Hanno un minuto adesso per attaccare. 2 minuti di recupero. Sarebbe una vittoria importantissima. Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto. Andiamo subito al ritorno. Stavolta voglio sapere che cosa succede. Eccoci, boys. Finalmente allo Stadio Olimpico. Mamma mia. Che emozione. Che emozione. Che emozione. Subito, occhio perché ho visto che non gioca Ibra ma gioca Leao. Meglio, meglio. Ibra è più forte sul gioco. Anche nella realtà ovviamente, però. Giusto per dire. Si parte in una posizione di vantaggio di un gol. E adesso giochiamo anche in casa. Oh, però già fa mai figure di merda qua a sbagliare passaggi. Occhio, la vedo brutta. Bruttissima questa, via, via. Spazza, sparecchia. Ma che siamo matti? Mamma mia, mi stava a prendere, non lo so, una sincope. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo scusa un'altra volta, ma purtroppo non posso, non sono al 100% delle mie qualità di dizione e di parlantina. Che ve l'ho detto, è tardissimo, non posso parlare più di tanto, schiamazzare, urlare, incazzarmi, perché questi, la squadra mia, insomma, lo sapete, fa incazzare abbastanza, eh. Occhio perché questa, no, troppo caricato. E quindi vi chiedo scusa se mi sentite un po' stranino, ma avevo troppo l'esigenza di fare un video. Mica vi posso lasciare da soli a voi. Occhio che buona questa. Fallo, fallo, eh. Signore, signore, fallo. A Romagnoli, gli rompe i coglioni. Dai, andiamo subito a battere questa punizione. Succosa, succosa. Ah, batte Ricky Quaresma? Così proprio? Vediamo. Ma ha tirato del merda, Ricky. Se guarda qua che c'ha la patata, mamma mia. C'hai i piedi a banana, gocciola. Madonna che parata di Merikov. Mamma mia, ci salva ancora il nostro portierone. Ma è fortissimo. Comunque ragazzi, non è successo nulla nel primo tempo, nulla. Però, attenzione qua, eh. Attenzione. Peccato. Però è finito il primo tempo. Siamo ancora 0-0 in questo caso. Passiamo. Passiamo alla grande e sarebbe un ottimo risultato. Poi non vedo l'ora di trovare. Anzi, scusate, di vedere chi troviamo nel prossimo turno, cavolo. Perché sarà sempre una squadra di Serie A.
E a noi sti big match ci esaltano, cazzo. Occhio, il Milan ha fatto entrare Ibra. E ora mi cago sotto con Ibra. Ragazzi, ma pensate se riusciamo a vincere la Coppa Italia? Cosa? Impossibile, per carità. Però uno ci prova, se vinciamo la Coppa Italia e andiamo in Serie A vincendo la Serie B o comunque arrivando secondi, facendo i playoff, non lo so, basta che arriviamo in Serie A. Ci facciamo il primo anno l'Europa League e non sarebbe per niente male vincere la Coppa Italia a questo punto. Però qua la vedo dura. Barro, tiro a giro. Peccato. Però Barro è pericolosissimo. Tra l'altro dopo dobbiamo vedere assolutamente quanto è salito di statistiche. Bella Barro, che apertura. Mamma mia, Quaresma! Se n'era andato. È stato bravo Laxalt a chiuderci. Stiamo al 70esimo. Dobbiamo resistere, cazzo. Dobbiamo resistere. Attenzione a Ibra, guardare Rebic dall'altra. Meno male che ha sbagliato. No, pure noi. Occhio. Squadra dei rimbambiti. Si sono ubriacati. No. Mamma mia, Melikov. Fenomeno. Ottima anche questa. No! Peccato. Adesso riparte il Milan con Calhanoglu. No, 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 bruttissimo, Melikov! Melikov! Ma quanto è forte, raga? No, dopo devo vedere se è cresciuto anche Melikov di statistiche perché penso mi abbia salvato veramente la vita per 3-4 partite, eh. Questa è tutta fortuna, attenzione perché Ibra di testa non lo sposti. 83esimo, dobbiamo resistere. Facciamoci gli ultimi minuti insieme. Che faccio? La mando giù? Ma no, cagamose sotto, proviamo. Vai. Attenzione Seifert che sta morendo, è stanchissimo. Oh, signore, quello era rosso. Signore, era rosso. Guarda qua che palla di merda. Si sta a cagare sotto il Milan però. Dai. Ma che era rosso. Signore. Mamma mia. Ma guarda qua che intervento. Volevo ucciderlo. Vedete se è normale. Che cazzo. Scivolato sulla bananina. Occhio. Un altro. Quello era rosso, signore. Un altro. Rosso. Mamma mia, sta buono qua, eh. Via, via sta palla. Vai, vai, vai. Buttala dentro. No, che fa? Ma che cazzo fai col potere della terza gamba? Là ti fermi. Ma tira. E abbiamo vinto. Cioè, vinto. Abbiamo pareggiato, ma siamo passati, ragazzi, contro il Milan. Voglio vedere subito contro chi giochiamo. Boys. Ci è andata bene. Ci è andata molto bene. Giochiamo contro l'Udinese. Non è male ragazzi, non è male. Prossima partita di Coppa Italia. Che so, i quarti? So i quarti, ragazzi, no, gli ottavi? Non lo so, non lo so. Sono gli ottavi, sì, sono gli ottavi. Perché quarti, semifinale e finale, sì. Gli ottavi contro l'Udinese è tanta roba, eh. Tanta roba. Ottimo. Va bene, adesso voglio vedere però Musa Barro. Facci vedere un po' le statistiche. Intanto, vabbè, prossimo episodio vedremo la partita contro la Cremonese, che in campionato è decimo. Mamma mia, gli rompiamo il sederino. E andiamo avanti a vedere la nostra squadra. Ok, Melikov non è salito. Invece Barro è salito di 2. Da 76 a 78, se non sbaglio. Ottimo, è salito subito Barro, cazzo. Ottimo, ottimo. Va bene, ragazzi. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto chi vede sempre la serie da anni e anni ormai, da Capoccia, da Gabriel, insomma, ragazzi.
lo sapete. Io rispondo a tutti, quindi mi raccomando, fate le vostre richieste, anche consigli su tutto, non solo sulla serie. Io vi ascolto sempre, quindi vi invito a seguirmi su Instagram, signor Shelly. E ci vediamo alla prossima, cioè domani alle 14. Ciao, regà. Vi voglio bene. Ciao.